Il collegamento di oggi è con un esponente della Croce Viola, Jacopo Villa, che si sta recando in questo momento sulle zone più disagiate e disastrate dell'Emilia-Romagna. Buon pomeriggio, Jacopo. Salve. Grazie mille per il collegamento. Jacopo, prima cosa, allora, Croce Viola da Milano verso l'Emilia, perché? Per portare che cosa? Ah, ci siamo organizzati per il materiale di cui abbiamo più bisogno, qui idropulitici, pompe per l'acqua, generatori. Dietro di te vediamo infatti sbucare già del materiale, giusto? Avete un furgone? Siamo su un furgone, stiamo giusto arrivando adesso a scaricare, siamo pieni di materiale come potete vedere e abbiamo classificato il materiale più, in questo momento più importante da portare qua in Emilia. E Da chi arriva questo materiale? Chi è stato a donarvi tutto questo? Ah, ci siamo organizzati noi come Croce Viola, in comunità per far arrivare il più materiale possibile. Grazie anche ad altre consorelle nostre che si sono attivate per farci arrivare altro materiale come la Croce Rosa Celeste, la Croce Viola Cesate, la Croce Azzurra Buscate e poi anche molte aziende che stanno collaborando adesso per donare cose. La cosa interessante della vostra raccolta di materiale è che se abbiamo la sicurezza che questo materiale arrivi a chi ce l'ha bisogno, come fate e a chi lo darete? Ok, noi tutto il materiale che abbiamo raccolto lo consegneremo all'Associazione Corpo Volontari di Pronto Soccorso AVAP in Emilia, Formigione, e poi loro si occuperanno dello smistamento per chi ne ha più bisogno. Possiamo ancora dare una mano da Milano? Come possiamo fare per aiutarvi? Allora, noi siamo in Viola, siamo ancora hub di raccolta di materiale e continueremo ancora per un po' perché faremo altre spedizioni. Già settimana prossima abbiamo in programma alcune, e perché comunque qua serve sempre tantissima roba ancora. C'è un sito di riferimento, abbiamo dei social a cui possiamo fare riferimento, le coordinate quali sono? Ah, noi sul nostro sito Croce Viola Milano aggiorniamo in tempo reale tutto il materiale di cui hanno più bisogno. Perfetto, allora Jacopo io ti ringrazio tantissimo, buon viaggio ancora e porta appunto la solidarietà milanese che è lì con te, portala, siamo contenti di vederla portata nelle zone più importanti e che hanno più bisogno dell'Emilia. Grazie davvero Jacopo. Grazie a voi.